Nelle prime ore del pomeriggio, un autobus di linea delle ferrovie Apulo-Lucane, con a bordo 50 persone, tra cui diversi studenti, è finito fuori strada lungo la provinciale 31, nella zona di Monte Scaglioso Scalo, in contrada Pineta. Nessuno dei passeggeri è in pericolo di vita. Dopo la revoca dal ruolo di assessora lucana alle infrastrutture, Donatella Merra ha ufficializzato il suo passaggio nel gruppo misto, con il conseguente abbandono della Lega con cui era stata eletta nelle regionali del 2019. Finisce in prescrizione il processo Double Face, frutto di un'inchiesta che aveva messo nel mirino le presunte attività nel mercato degli stupefacenti, riconducibili al clan dei Basilischi. Il Tribunale di Potenza, a 20 anni dai fatti, non ha riconosciuto l'accusa di associazione mafiosa. Uno sguardo al tempo di domani, cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci, anche temporaleschi. Miglioramento nel pomeriggio. E dalla redazione è tutto.